Dopo il discorso del Presidente del Consiglio all'Assemblea di Fratelli d'Italia, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha risposto alle parole di Giorgia Meloni affermando: Giorgia Meloni, dopo un anno di governo, è tornata davanti al suo partito, di cui è la leader indiscussa, senza risultati tangibili da rivendicare, e oggi attacca l'opposizione. Possono cercare un nemico, ma non possono portare risposte concrete e migliorare la vita delle famiglie italiane che ne hanno bisogno. Schlein ha sottolineato che il governo non è riuscito ad aumentare i salari e le pensioni, né a bloccare la battaglia per il salario minimo. Ha citato anche l'incapacità del governo nell'affrontare l'aumento dei prezzi della benzina. Secondo la segretaria del PD, la retorica della destra si scontra con la realtà, che mostra il fallimento del governo con l'andamento economico negativo, il rischio di perdere finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, e la crescente precarietà. Schlein ha affermato che Meloni può ottenere applausi dai suoi sostenitori, ma gli italiani non ci cascano, basta chiedere loro se si sentono meglio o peggio rispetto a un anno fa. Secondo Schlein, questa maggioranza di governo ha trasferito l'atteggiamento polemico dell'opposizione anche nelle stanze del governo. Ha sottolineato i fallimenti del governo in vari settori, dall'economia in declino alla gestione dell'accoglienza e alla situazione a Lampedusa, fino alle conseguenze sociali delle politiche che hanno colpito le fasce più deboli della popolazione, inclusa la cancellazione di sostegni al reddito e all'affitto, e il blocco della proposta sul salario minimo. Iscriviti al canale.